Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come usare al meglio Windows 11. Vi do alcuni consigli, trucchetti che potrebbero servirvi e quello che ha da offrirvi Windows 11. Innanzitutto io vi consiglio di sistemare un po' la barra delle applicazioni che vedete qua sotto. Allora, su Windows 10 stava a sinistra, ok? Tutte le applicazioni a sinistra. Noi possiamo metterlo a sinistra, ok? Quindi andiamo su sistema, ok, personalizzazione, andiamo su barra delle applicazioni, andiamo su comportamenti della barra delle applicazioni e, come potete vedere, allineamento barra delle applicazioni al centro a sinistra, ok? Se volete sistemarlo, io metto al centro perché è un più comodo. E anche qua abbiamo l'opzione nascondi automaticamente la barra delle applicazioni, ok? Poi un'altra cosa che hanno aggiunto su Windows 11 è che, se adesso clicco sulla mia cartella effetti e vado su tasto destro, io non vedo apri percorso file, proprietà, non vedo tutte quelle cose, ok? Quindi stanno nascoste dietro a mostra altre opzioni, ok? Poi un'altra cosa buffa che hanno aggiunto su Windows 11, ma è veramente una cosa bellissima, è il multitasking, per il fatto che se tu scuoti la finestra, tutte le altre finestre si chiudono. Eh già. Quindi andate su sistema, su multitasking, quando afferro la barra del titolo di una finestra e la scuoto, tutte le altre finestre vengono ridotte a icona. Quindi come funziona? Io adesso prendo la pagina di Chrome, ok, di Chrome, e faccio così, ok, l'altra si è chiusa, ok, si è chiusa. Quindi di nuovo la cartella la metto qua e scuoto questa e si chiude, ok? Poi possiamo personalizzare le cartelle all'avvio, nel senso che qua sotto c'è solamente sistema, quindi faccio così, sospendere il sistema, riavviare il sistema, ma a fianco posso aggiungere altre cose, ok? Quindi possiamo andare su di nuovo su personalizzazione, sistema, personalizzazione, andare su start, cartelle e attivare tutto quello che vi serve: download, documenti, esplora file, musica, immagini, video, rete. Se faccio attiva, qui ho la rete e vedo cosa sono connesso, ok? Un'altra cosa che hanno aggiunto è il fatto di dividere uno schermo di un monitor in tanti schermi. È molto semplice. Io apro una cartella, faccio così, faccio un po' così. Clicco un'altra di questa, faccio così, poi faccio OBS Studio, poi ci clicco OBS Studio, ci clicco Free Download Manager, i download, tutti i miei download, e vabbè, è un po' comodo, però è troppo piccolo, sì, le finestre sono troppo piccole. Poi da quello che ho capito, che se andiamo su, clicchiamo qua sopra sulla rete e clicchiamo su questa penna, io qua posso modificare, aggiungere quello che mi serve. Per esempio, aggiungi layout di tastiera, aggiungi pure trasmetti con divisione in prossimità e posso anche rimuoverli, ok? Poi per il fatto della luce notturna, che possiamo andare qua sopra, mettere luce notturna, vai a impostazioni, luce notturna, ci clicchiamo sopra, livello, io adesso posso pure aumentarlo, adesso vedo tutto rosso, già, oppure posso toglierlo del tutto, e adesso metto tutto, spegni ora, oppure possiamo mettere pianifica luce notturna, attiva, possiamo, non so, attivarla verso le 22, spegnerla verso le 7 del mattino, vabbè, sta a voi decidere. Un'altra cosa
che possiamo trovare su Windows 11 è il fatto del mixer audio. Per esempio, tu stai giocando e vuoi ascoltare un po' di musica, abbassi un po' il volume del gioco e aumenti quello della musica. Quindi io vado sull'audio, apri mixer volume e come potete vedere io qua posso scegliere a quanto posso ridurre il volume dell'applicazione, ok, che sto usando. Faccio così, alzo, abbasso, ok. Abbiamo anche la tastiera virtuale sullo schermo, quindi io adesso faccio su impostazione delle barre delle applicazioni, tastiera virtuale attivato, spunta qua sotto, clicco sopra, posso personalizzare così la mia tastiera, vado su impostazioni, tema e ridimensionamento. Qui usciranno tantissime tastiere, quindi chiaro, scuro, posso ingrandire. Ok, molto semplice. Come mettere la modalità notturna su Windows 11? Quindi andiamo su sistema, personalizzazione, colori, scegli la modalità scura o chiara, meglio scura. Colore principale che si riferisce a questi, questo qua, quindi adesso metto viola ma fucsia, verde faccio rimanere fucsia e voilà. Poi riguardo alla privacy, noi possiamo sempre andare sul sistema, privacy e sicurezza generale e disattivare tutto quello che non ci serve per mettere ai siti web, eccetera, l'elenco delle lingue per mostrarmi contenuti rilevanti per la mia area geografica. Ma che me frega, disattivato, 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 fatelo pure voi che ve lo consiglio. E poi per finire ragazzi andiamo su personalizza sfondo. Come potete vedere, qui potete scegliere il vostro sfondo, sfoglia le foto, riempi, adatta, lunga, affianca. Oppure andiamo su temi, sfoglia temi, si aprirà così Microsoft Store che vi permetterà di scegliere il vostro catalogo migliore. Non so, l'eclissi, la zebra, poi dov'è il gatto. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.